Spesso le notizie che si leggono sui giornali o su internet si basano su semplificazioni della verità e a volte il titolone ad effetto con scritto allarme, attenzione o rischio non corrisponde all'articolo che lo segue. Come per esempio per le stime sul consumo di carne in Italia, definito eccessivo e pericoloso per la salute perché superiore agli 80 kg pro capite all'anno. A smorzare questo allarmismo ci ha pensato il volume del professor Vincenzo Russo, che spiega: il consumo reale è meno della metà di quello apparente. Se togliamo le ossa, se togliamo il grasso, se togliamo le cartilagini, questa quantità si riduce a 104 grammi al giorno per ciascun abitante. Praticamente 40 kg all'anno, compresi i ripieni della pasta e i sughi, meno della metà delle stime FAO. Un comparto, quello della carne, spesso sotto attacco, ma che nel nostro paese ha valori economici importanti, circa il 17% dell'intero settore agroalimentare. Parliamo di circa 30 miliardi di euro, suddivisi tra 20 miliardi parte di trasformazione industriale e 10 miliardi parte agricola, con un numero di lavoratori che sfiora le 180.000 unità. Quindi si tratta davvero di un settore fondamentale dell'agroalimentare italiano. E quando il giro d'affari è così ampio, è purtroppo naturale l'esistenza di sofisticazioni e truffe. Nell'ultimo triennio i carabinieri del NAS hanno eseguito 14.000 controlli con oltre 400 persone denunciate. Però possiamo dire che in Italia la situazione è abbastanza buona rispetto magari anche ad altri paesi. Ma sicuramente sì, anche perché, ripeto, l'attività di controllo che facciamo è quotidiana.